Oggi con me una modella d'eccezione, devo dire la verità, ero un po' in ansia a truccarti. Perché Giuliana ovviamente come me ha fatto 5.000 trucchi dove si trucca in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi truccare una persona che comunque è abituata a truccarsi da sola e che li ha provati tutti è Ho rossato sui denti, no? No, è un po' intimidantus. Però dai, ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Bellissimo trucco, secondo me è perfetto per il periodo primaverile. Niente, che fa? Vediamo. No, niente. Quindi ho cercato di giocare sulla base, molto chiaro, ho usato dei fondotinta anche più leggeri rispetto al suo colore per illuminare, senza però usare troppo illuminante, che magari riflette troppo la luce della sopra primavera. Gli occhi abbastanza leggeri, ciglia finte come al suo solito, un po' più però corte. Poi Giuliana è un po' incazzata. No, però sono belle, vedrete. Quindi niente, spero che vi piaccia, spero che imparerete qualcosa di nuovo e ciao bellezze! Oh cavolo, ho il naso un po' umido, mi è partita una gocciolina, non ti dico dove è andata. Ragazze, spero che vi piaccia, ciao! Ma fai anche con quello? Quello è, perché non ho il circomando. Quello da lì, che figata! Sì. Allora, ragazze... Ma dove la trovi una modella più bella di me? Ma infatti sono stata molto fortunata oggi, ragazze. Guardate che po' di donna che abbiamo. Iniziamo idratandola per bene con una crema anti-vecchiotti. Come anti-vecchiotti? No, però è una crema bella ricca, quella di Charlotte Tilbury. E diciamo che non è una di quelle creme che consiglio per tutti i giorni, però è molto bella sulla modella perché è proprio un po' tipo grasso di balena. E quindi... Come grasso? E quindi diciamo che quando ci sono delle pelli secche o delle pelli che hanno bisogno di essere super glowy, questo è perfetto. Ecco qua che iniziamo. Gli indicativi. Probabile che io mi addormenti, Non ti preoccupare, arrivo subito agli occhi. Magari con la nana ti vado anche a cavare un occhio e vediamo se ti addormenti. Sotto gli occhi invece uso un'altra crema, questa l'ho presa in Islanda. Come ti stai trovando? Hai preso diverse cose in Islanda? Sì, mi piacciono molto, però sto... è stato un po' centellinando perché è impossibile ricomprarle, in quanto lì non erano neanche carissime. Però adesso praticamente, cioè dall'America costano 100.000 volte in più. Cioè robe pazzesche, addirittura mi avevano mandato lo sconto del 30% perché ero stata lì da loro a fare i trattamenti. Però anche col 30% di sconto sono troppo care, quindi perfetto. Ma sto registrando? Ah sì. Sì. Tipo, ops! Ti immagino. Adesso andiamo a fare il prodotto di... Ok. Vado a fare le sopracciglia, inizio con una pomade della Anastasia. Questa, come potete vedere, non l'ho mai usata perché è in color chocolate e ovviamente per me è un po' scura. E con questa vado a fare la parte finale delle sopracciglia. Oscar! Ma che... C'è Oscar che ci sta raccontando tanto una piova. Mi avvicino un attimo perché a me non mi si vede. A te si vede poco, a questo punto meglio se ti vede un po' di più da... piuttosto che me. Per la parte iniziale la faccio dopo, intanto faccio la parte finale dall'altra. Ok, adesso faccio la parte iniziale con un colore un po' più chiaro. Prendo taupe, quindi tortora. Perfetto, a questo punto prendo della polvere perché sono male. Andiamo via, arrivederci. Quando si fanno le sopracciglia, tipo le brow pomade, sono la perfetta base, ma non sono abbastanza intense e omogenee per poter comunque definire al meglio le sopracciglia. Quindi è meglio fare prima la base e poi andare sopra con due colori. In questo caso prendo un colore più chiaro per la parte interna e un colore un po' più scuro per la parte esterna. Non deve essere troppo scuro perché comunque andando sopra alla crema già il colore si scurisce, quindi non dovete prendere un colore troppo scuro, altrimenti diventano scurissime. Come ti stai trovando con la Natural Matte? Bene, mi piace un sacco. Per i miei bei trucchi neutri. Sì, infatti. E il colore più scuro per la parte esterna. Ti fa strano farti truccare? Ti fa strano? Mi piace. Ma ti piace? Infatti io penso sempre alle modelle che si fanno truccare. Dico, cavolo, ti pagano per farti truccare. Lo so, infatti per questa dico, cavolo, cioè. E termino con un po' di matita. È un lavoro lungo, ma avevo problemi. Effettivamente, cioè, mi sono trovata col caso più problematico di sopracciglia esistente al mondo. Aspetta che arriva le ciglia. Niente, semplicemente vado a riempire se c'è qualche buchetto con dei piccoli tratti, tic 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 tic. Prendo il correttore o il fondotinta, giusto per pulire leggermente la parte inferiore, poco, un colore abbastanza chiaro, più chiaro rispetto a quello che userò sul viso.
per andare a illuminare direttamente la zona e pulire. Non ne mettete troppo, perché se mettete troppo dovete sfumarlo e va ovunque. Quindi meno metterne meno, piuttosto che troppo, e sfumate verso il basso, non verso l'alto, altrimenti ovviamente sporcate il disegno delle sopracciglia. Dovevamo fare la foto del prima. Ma tanto di gusto, c'era tutti i giorni. Gusto mosso. Metti un po' di gel trasparente giusto per fissarle. Allora, passiamo agli occhi. Yeee! Tu che tipo di palpebra c'hai? No, sei grassa? Cioè, oleosa o secca? No, io devo dire che sono piuttosto normale come... Normale? Cioè, una cosa che... Non ce l'ho secca, non ce l'ho grassa. Mista, la palpebra mista. Hai la palpebra mista. Perché sai una cosa che ho scoperto? Praticamente la maggior parte dei makeup artist, tipo quelli dai quali ho fatto diversi corsi, non usano il primer occhi. Sulle palpebre secche o normali usano il correttore, perché dicono che il primer fa sembrare l'ombretto più secco rispetto al correttore, che lo lascia invece più cremosino. Interessante. Quindi wow. Proviamo a far così, proviamo a vedere. Se poi stasera ti colla il trucco, sappiamo, possiamo scriverlo, esatto. E dire è colato. Lo mettiamo qui sotto. Esatto. Che ha senso, sì, sì. Metto un po' del correttore o fondotinta sulla palpebra al posto del primer. Poco, perché sennò va a ovviamente sbavare tutto. Avevo pensato al trucco che inizia con la B per te. Bellissima. Beautiful. No? No? Mm. Prova di nuovo. Bonazza. No. Baba. Da ballerina classica. Esatto. Mm. Ok. Ballerina classica, sì. Allora. Quindi elegante un po' come me. Molto elegante. Mm-hmm. Inizia con il colore intermedio Naked dalla palette 1. Perché poi dopo userò un colore invece un po' più acceso. Quindi inizio prima col colore nella parte esterna. Non lo sfumo troppo in su. Quindi vado proprio nella parte della piega fino all'angolo interno. E poi con movimenti leggermente rotatori e avanti e indietro lo vado a sfumare. Prendo... Allora, faccio un mix tra una specie di champagne e poi dopo il viola, quindi inizio con una matita per dare una base. Prendo questa qua della Makeup Forever Aquamatic. La punta non è proprio delle migliori, quindi a questo punto lo prendo col pennello di prima. Ne prendo un po', come se fosse un ombretto cremoso, e lo inizio ad applicare all'attaccatura delle ciglia. Sollevo leggermente la palpebra in modo da arrivare proprio nella parte più vicina alle ciglia e salgo pian piano. Prendo ancora un po', non perdetele troppo perché altrimenti la sfumatura va troppo in su. Poi sfumo verso il marroncino opaco che abbiamo messo all'inizio. A questo punto ho già perso la mia modella, che penso si sia addormentata. È un po' andata in... Hai la mano leggera. Mia nonna mi dice sempre, c'hai la manina, non come tua mamma. Mia mamma, vedi, faccio sempre i piedi a mia nonna. Mia mamma, povera bestia, l'unica due volte che non c'ero, che ha dovuto fargli un po' le unghiette così, mi ha fatto uscire sangue. E allora ogni volta mi dice, perché tua mamma invece mi ha fatto uscire sangue. Ma povera nonna. Eh sì. Quindi tu fai anche pedicure, manicure, massaggi. Faccio di tutto. Dopo aver fatto la base, prendiamo il colore. Dai, sì, prendo Smog. E lo metto nella parte finale, nella parte iniziale, sfumando verso il centro. Quindi parte finale, appoggio il pennello in modo da pressare il pigmento e non tirarlo, in modo che sia più intenso e ci sia meno caduta di prodotto. Aggiungo un po' del colore più scuro per intensificarlo leggermente, perché è un po' chiaro. Dalla palpebra vado in su, dopo lo sfumo meglio, dalla palpebra... Adesso col pennello da sfumatura lo sfumo. Dopo andiamo a intensificare ancora di più la parte esterna, però adesso mettiamo il nostro viola. Non ne mettiamo tantissimo. Teniamo leggero, lo andiamo a sfumare dalla parte centrale verso l'interno e verso l'esterno e un po' verso l'alto. Ridere.
prendo un po' di o nero o grigio scuro, giusto per andare, come abbiamo detto prima, a intensificare leggermente di più. Qui la attaccatura delle ciglia, un po' la parte esterna. Riprendo il colore smog per andare a rendere meno netto il distacco tra il viola e il dorato, semplicemente picchiettandolo leggermente sopra. Mettiamo un po' di eyeliner. Metto un eyeliner in crema, questo è della Inglot. Sto facendo la parte esterna e dopo aver fatto la parte esterna faccio la riga, guarda in giù. Che è semplicissima visto che non ho ciglia. I vantaggi. Quando la modella ti apre le... ti apre la palpebra ovviamente stai mettendo l'eyeliner. La vorresti uccidere? La vorresti uccidere! Mettiamo ancora un po' più vicino le ciglia perché si vede lo stacco. Per la parte esterna, se c'è qualche piccolo bubù, problemino, andiamo a correggere con dell'acqua micellare e un mini cotton fioc, non del struccante bifasico, mi raccomando. Fammi vedere. Dopo mettiamo le ciglia finte. Non ci sono alternative, no? Diciamo che quando si fa un trucco intenso su di te, bisogna metterla perché altrimenti il trucco... Cioè, è come se tu mettessi tanto trucco e non mettessi mascara, diciamo. Esatto. Più o meno quello è l'effetto. Esatto, praticamente per me sì. Insomma, cioè, lo sappiamo tutti ormai. Ma no, però con i trucchi naturali puoi anche restare senza, no? Praticamente avevo preso il pennello sbagliato perché uso di solito un pennello molto piccolo, ma tu c'hai una palpebra molto grande e quando c'è la palpebra grande, più il pennello è piccolo, più ti fai fatica per fare più passate. Quindi meglio piuttosto usare un pennello leggermente più grosso, perché così si fanno meno passate sull'occhio. Ok, adesso mettiamo le ciglia finte. Ne metto un paio piuttosto semplici rispetto a quelle che usa di solito Julie. Un po' più corte. Molto naturali. Queste sono le classiche ciglia tipo... da... non ho neanche messo le ciglia finte. Vado a dormire io. Esatto. Hai paura delle ciglia finte? Non aver paura. Io, sai, non sono abituata. Lo so. Non l'ho mai messa. Ho paura che, non lo so, boh... me le sento pesanti, oppure boh, mi vedo queste cose strane. Te che sei la regina delle ciglia finte, quanti secondi bisogna aspettare prima di metterle? Guarda, di solito io aspetto 15 secondi, l'importante è che se uno vuole provare toccandolo deve essere appiccicoso, non deve essere umido. Però noto una cosa, quando sono già troppo appiccicose e tu non la metti esattamente nella posizione giusta, poi devi staccarla e ritaccarla. Sì. La metto e poi la tengo lì in modo che la colla ancora un po' umida si asciughi bene e la spingo in su in modo che vadano in su e non in giù. La regina delle ciglia però mi dice se sbaglio perché lei è la regina incontrastata delle ciglia finte, non io, ok? Per questioni di necessità. Per sopravvivenza. Esatto. Ma cosa facevi quando eri piccola che non c'erano tante ciglia finte in giro? Mi ricordo che usavo tantissimo il piegaciglia. Ma lo tenevo tipo in borsetta perché dovevo farlo in continuo. Perché io mi ricordo, cioè, quando ero piccola non avevo neanche mai sentito parlare di ciglia finte. No, esatto, no, infatti. Poi immagino anche in Sicilia, non penso che siano a 18 anni state in negozi con me. Ma sempre, guarda, io ho una foto della comunione, un primo piano in cui proprio le mie ciglia sono sempre piccoline, tristissime. Devo dire. Meno male che il mondo è cambiato. Per fortuna. Che poi non capisco, no? Boh. Da tutte le altre parti i peli crescono. Ma anche i capelli. E infatti ti crescono un sacco. Cioè, boh, non lo so. Ma hai mai studiato il perché di questa cosa? Ma deve esserci. Secondo me posso essere oggetto di una ricerca scientifica. Pare. Gira leggermente la testa, la mettiamo dall'altra. Aspettiamo che si asciughi, vado a ripulire la parte sotto. Prendo un po' di struccante, giusto perché se è caduto qualcosa, iniziamo con una pelle pulita. Ok, effettivamente c'era qualcosina, vedete? E ci metto ancora un po' di crema, pochissima, giusto perché l'abbiamo appena tolta. E a questo punto facciamo la pelle. Io uso Dior Star, spugnetta pronta, fondotinta pronto. Lo inizio a mettere... Tu sei chiaretta come pelle, eh? Un po' fantasmina. Metto anche un po' di fondotinta un po' più chiaro perché è
molto chiara, quindi aggiungo un po' di colore più chiaro, soprattutto nella parte centrale del viso. E poi con la spugnetta bagnata vado a lavorare il prodotto. Alcune zone prendo colore più chiaro. Prendo la mini beauty blender. Prendete questa qua, uguale a quella grande, semplicemente piccola. E quindi non ti cava un occhio quando vai vicino agli occhi. Inizialmente io pensavo che fosse da viaggio. Grande. Effettivamente potrebbe essere anche da viaggio. Con quella più grande, con quello che è rimasto da prima, in modo che non ci sia uno stacco tra il colore più chiaro e quello più scuro, vado a sfumare. Tip of the culetto qua. Perché ho una faccia. No, c'è il nervino, che carino, siamo un bottoncino. Ti ho preso, che sei stato uno dei primi complimenti che ti ho fatto, ti ricordi? Mi hai scritto, dove l'hai preso il naso, su eBay? Mi ha scritto questo. Abbiamo parlato di cose 4 anni fa, 5 anni fa, praticamente. No, aspetta, 6 anni fa forse. 6? È il 2009. Cazzo, com'ero brava all'epoca. Dovrei riguardarmi un po' i video di quel tempo per ricordarmi come ero così brava. Ovviamente ho sempre invidiato un po' il naso di Giuliana, perché avendo io una nappa alla gargamella, insomma, quando vedo quei nasini lì sono un po' gelosa. Come io con le ciglia. Esatto. Quando guardo le tue ciglia te le vorrei strappare una a una. Adesso metto un po' di cipria, perché faccio un po' di contouring, ma lo faccio con la polvere, non lo faccio con la crema. Quindi prima di utilizzare, e lo metto con la parte pulita della beauty blender, nella parte dietro. Poca, perché altrimenti viene un polverone, però il fatto che sia bagnata aiuta a far sì che sia più facile da lavorare senza l'effetto appunto maschera. Prendiamo un pennello, io uso la mia terra preferita della Chanel. Solo il meglio per me. Esatto. Aspetta che tiro fuori quella della... quella della... Batte con... Marca Travo, si dice. Marca Traverde. Marca Travo. Lo inizio a mettere, però con lo sfumo, con l'applicazione nel punto dove voglio. Mi metto un po' anche qui, perché c'è la fronte piuttosto larga. Questo dà un po' un effetto anche mare. Dato che Giulia neanche, come me, non è che l'ha visto molto quest'anno. Vengo col binocolo. Che volta vengo e andiamo? Dove vai tu qui? Rockaway Beach. Ma anche tu rifletti la luce del sole quando... Madonna, di brutto. I primi giorni non mi abbronzo neanche un po', perché sono talmente pallida che il sole proprio dice: fai schifo, vai via! È una cosa bruttissima. Che proprio i primi 3 giorni non c'è neanche il segno sulla pancia del costume. Ti dici: ma com'è possibile? Ma usi la protezione, ovviamente. Ho capito che uso la protezione, sì che la uso. Ah. Logico. Però con la protezione, nonostante tutto, di solito ci si abbronza un minimo, no? Invece proprio no, i primi giorni zero. Poi al terzo giorno comincia ad avere un po' più di colore. Di colore. Abbiamo usato non solo come contouring, ma proprio per dare un po' di effetto baciata, from the sun. E come blush uso un blush naturale, questo della Urban Decay Afterglow, si chiama Fetish. A me piace di solito picchiettarlo, in modo da essere più precisa nell'applicazione, poi sfumarlo. Picchiet and sfum. Picchiet and sfum. Picchiet and sfum. Potrebbe essere una... Sarei proprio una, cioè, J-Lo, no? Un nuovo jingle per... Cioè. A questo punto ritorniamo all'eyeliner, che va ricoperto, dato che abbiamo le ciglia finte, quindi riprendo ancora un po' di nero e semplicemente faccio in modo che non si veda la bendina qua del coso dell'eyeliner. Ma dell'eyeliner, le ciglia. Quindi semplicemente per far sì che le ciglia sembrano veramente naturali. Infatti di solito la gente ti dice sempre: ma che belle ciglia che c'hai, che mascara usi? Sempre, sempre. Cioè, sempre. Ieri allo show: che belle ciglia, che merda sono? Non posso neanche ribattere. Ok. Io voglio che si veda che sono finte, è inutile negare, è inutile fare finta. No, sono finte. Ragazzi, allora, adesso vediamo se ho un mascara che non è aperto, se no mi devi andare a prendere il tuo. No, non mi farò andare giù. Campioncini mix. Forse i campioncini
campioncini mix. Avrai 2 milioni di campioncini. Guarda, guarda che. No, c'è. Campioncini sì, ma bisogna vedere se c'è l'eyeliner e quei mascara. Mascara. Io sono convinta che tra i campioncini deve esserci. Vuoi che lo cerco? Tu guarda qui, perché dopo c'ho altri campioncini dall'altra parte. Cioè, ci deve essere un mascara. Ok, l'ho trovato. L'ho trovato? Yeah. Perfetto. Ha un'organizzazione veramente, no? Maniacale. Incredibile. Niente, quindi vado a usare il Dior Curl Over Curl Iconic. Non che faccia differenza sulle sue ciglia cosa usiamo. Potevo usare anche il Batte la Pesca Curling. Metto il ditino sacro dietro e spingo le ciglia vere, quelle che ci sono ancora, verso le ciglia finte. In modo che si attacchino insieme e non si veda lo stacco. Ok, fammi vedere. Oh, yeah! Real sexy. Insomma. Beh, che si può fare. Esatto, ma si lavora, uno lavora con quello che ha. Adesso riprendo un po' del colore, sai cosa? Un po' quello più scuro, opaco, invece che quello più chiaro. Chiudi l'occhietta, giusto per scurire leggermente nella parte della piega. Quindi invece di usare quello più chiaro, mi sono accorta che avevo bisogno di un po' più di intensità. Prendo un'altra palette perché lì non c'è, semplicemente per andare con un colore chiaro a illuminare questa parte che avevamo già usato prima, fatto prima chiara con il correttore, ma semplicemente andiamo a fissare e a rendere un po' più intensa con un ombretto color burro con il colore più chiaro Virgin. Virgin. Da un po' di punto luce. Come sono come modella? Brava! Ho un futuro. Un futuro. Nella rima inferiore vado semplicemente a scurire leggermente riprendendo l'ombretto in crema, perché se metto subito quello in polvere c'è il rischio che non duri a lungo. Ma non ne metto tantissimo, voglio dare una leggera. Niente, lo sto ancora dormendo, non so se ti sei risolto. Ma veramente? Sì, non so neanche come faccio, con il casino che abbiamo fatto. Ci vuole talento però, eh? Eh sì. E poi metti un po' di smog, quello che abbiamo usato di sopra, per fissare l'ombretto. Nella rima interna metto un po' di matita color burro, questa è della Rimmel, color nude. Guarda in su. Poi per la sera Giuliana può cambiarla e metterla nera, che rende l'occhio più sexy, mentre il nude lo rende più grande. Come va? Ancora viva, signorina? Ci sono capite le modelle di quelle tutte che... Sì. Appena gli metti qualcosa iniziano... Oh sì, mio Dio. Odio. Cioè, ne odio. Come fai, tipo, a mettere l'eyeliner se si muovono, se sono quelle perché, che... Cioè, i riflessi... Cioè, terribile. Anche perché nel momento in cui si sono mosse. Cavolo. Cioè, metto un po' di illuminante, questo è uno vecchio di Madina, ma c'è di tantissime altre marche, è il primo che ho trovato nel cassetto. E per le labbra vado ad usare una delle mie matite preferite, nude, con questa leggermente rosata. Questa è di Charlotte Tilbury, si chiama Pillow Talk. A questo punto dobbiamo recuperare un rossetto. Aspettate, torno fra 45 minuti. Io intanto vi intrattengo. Esatto, vai, vai lì. Oggi è una bellissima giornata. Qui si vede il cielo di New York. Ha trovato qualcosa. Ho trovato qualcosa. Ok, prendo un po' di rossetto. Questo è Velvet Teddy. L'hai preso? No. Che bello mettere su un rossetto che non ho mai usato. È opaco, quindi è una buonissima durata. Poi sopra ci mettiamo qualcosa di un po' più morbido per renderlo un po' più voluminoso, dato che ne hai bisogno. Però a me è un colore che è tipo universale, piace un sacco. Cioè, sta bene proprio quasi tutte. È collezione permanente? Sì. Prendiamo un po' di gloss. Questo è mini perché è minuscolo, però ce l'avevo anche nella versione grande. Ah no, e lo metto. Sapete cosa faccio? Anzi, è un po' troppo rosato, quindi niente. Bam! Il colore è bam. Ma non lo sto usando. Vado a prendere. Ma non lo sto usando. Della Urban Decay, il Gloss Revolution, colore kinky.
Sentiamo bene. È molto simile al colore del rossetto che ho appena usato. È giusto per rendere un po' più morbide le labbra alla vista. Qui quando si usano troppi rossetti opachi, magari certe volte sembrano più piccole. Sia mai che sembrino più piccole, Julie? Non la vogliamo assolutamente. Vediamo. Vuoi tirare giù quella pannocchia che c'è in testa per sembrare un po' più carina? Ma che bello, Cleo. Ti piace? Sono troppo figa. Un po' troppo. Questo però non lo metto. Spero che ti piaccia, c'è cioè questa cosa molto luminosa. Vabbè, Giulia è abituata a guardarsi e a vedersi truccata. È bellissimo. Veramente. Però ve lo faccio vedere da vicino. Che poi penso che per il periodo primaverile anche sì, non è, perché non è troppo pesante. Come colori. Devo fare la figa? Okay. Devi fare la figa. Girati. Brava. Julie, very sexy. Molto gnoccola. Aspetta, devo crederci, aspetta. La brezza. Mio suo cognato ogni volta dice. Aspetta, il ventilatore ci vuole. Ah cazzo, non ce l'abbiamo. Se poi posso. Dovresti fare un video sulle pose sexy per le foto. Vero? Secondo me andrebbe benissimo, guarda. Io che poi sono sempre molto sexy in foto, non so se avete notato. No, ma lo sai. La sexiness che c'è in me. No, però, questo è il nostro trucco finito, questa è la nostra modella che è stata bravissima per essersi prestata, ha fatto 500 km per venire qui e come 5 ore di macchina. E si porta via 7 ovetti kinder, quindi non c'è da lamentarsi perché in America gli ovetti kinder sono illegali e quindi lei è molto contenta che gli abbia comprato gli ovetti kinder. Ha rischiato di essere arrestata, quindi grazie. Prego, ragazze, ciao bellezza.